Anticipare di mezz'ora l'esposizione e il ritiro dei rifiuti nelle strade dove è più alta la presenza di ristoranti e locali per evitare la spiacevole convivenza tra una cena all'aperto e il sacchetto dell'immondizia vicino al tavolo. È l'ipotesi su cui stanno lavorando il Comune di Prato e la partecipata Alia per venire incontro alle esigenze dei ristoratori che un paio di settimane fa attraverso Confcommercio avevano bocciato il sistema e chiesto dei cambiamenti. Trovare una soluzione non è facile perché l'equilibrio tra le esigenze dei ristoranti e quello dei negozianti è sottile. L'idea allora è quella di anticipare di 30 minuti il servizio in tre strade, via Sette Soldi, via Pugliesi e via Santa Trinita, da valutare se mantenere tale orario tutto l'anno o solo nella bella stagione. La circostanza è emersa ieri pomeriggio durante l'audizione dei vertici pratesi della nuova società di gestione dei rifiuti alla Commissione 4 presieduta da Massimo Carlesi, durante la quale è emersa anche preoccupazione per il calo di raccolta differenziata proprio in centro storico. Il centro storico ha bisogno di ricontattare gli utenti, di fare una revisione, nel senso che bisogna rispiegare un po' le regole del porta a porta, perché rispetto a tutti gli altri quartieri della città in questo momento sta andando un po' peggio e è anche un po'